Dopo la conta dei voti, testa al ballottaggio. I cittadini di Carovigno hanno scelto i candidati sindaci che si contenderanno la fascia tricolore nell'ultimo weekend elettorale di maggio. Si tratta di Massimo Lanzillotti, giunto al 37,40%, e Vincenzo Radisi, giunto al 33,90%. Non ce l'hanno fatta ad accedere al turno di ballottaggio Francesco Lotesoriere, che ha raccolto il 22,71%, e Salvatore Ancora, che ha raccolto il 5,99% dei consensi. Entrambi i candidati hanno deciso di non apparentarsi con nessuno degli altri candidati giunti subito dopo di loro nell'elezione diretta del sindaco. Al nostro microfono l'avvocato Vincenzo Radisi. Mi aspettavo quello che è accaduto, un ottimo risultato, pensavamo qualcosina in più, però rispetto a quelli che sono i dati ufficiali che abbiamo visionato, abbiamo letto, effettivamente il risultato è stato un ottimo risultato. In queste ore state anche guardando la composizione del Consiglio Comunale, dalle sue liste sono venute fuori grandi professionalità che faranno parte naturalmente già dal giorno dopo il ballottaggio della sua amministrazione. È soddisfatto di quanto è emerso dalle urne per i consiglieri? Assolutamente sì, le liste, ci sono i 10 consiglieri che poi andranno nel caso di vittoria al ballottaggio a comporre il Consiglio Comunale, e la lista Radisi Sindaco ha preso 4 consiglieri, che le altre 4 consiglieri della lista 72012 e 2 Unione Civica. Quindi ottimo risultato anche per quanto riguarda i componenti delle singole liste, per le professionalità e tutta una serie di questioni che sono collegate poi al programma che avevamo sviluppato anche in ordine ai consiglieri che sono stati poi eletti, ma anche ovviamente a tutti coloro i quali hanno dato l'apporto giusto per il bene comune e per l'interesse dell'intera squadra e del paese. C'è un rush finale, il prossimo 28 e 29 maggio i cittadini di Carovigno troveranno sulla scheda 2 nomi, Vincenzo Radisi da una parte e Massimo Lanzillotti dall'altra. Adesso tocca a lei tirare insomma la volata finale a questa coalizione che le ha dato tanto durante la campagna elettorale. Eravate già pronti da diversi mesi, però adesso sta arrivando proprio il momento del rush finale. Cosa si sente di dire ai consiglieri, ai cittadini di Carovigno? Allora, innanzitutto ieri sera abbiamo fatto una riunione, ma già stiamo facendo riunione con tutti i componenti della mia squadra, e sono tutti presenti e stanno tutti con me, quindi compatti tutti insieme. Per quanto riguarda il rush finale, noi ci siamo già in movimento, siamo felicissimi, stiamo andando avanti con progetti e stiamo continuando a seguire, a sentire i cittadini, a portare avanti le nostre idee nelle case, e quindi sappiamo che Carovigno ci premierà perché siamo un'ottima squadra, persone per bene, abbiamo un progetto e un programma solo e soltanto esclusivamente per il bene del nostro paese. Quali gli prossimi passi? Ritornerete in piazza e parlerete alla gente, farete dei comizi di quartiere, immagino? Domani sera stiamo in piazza per il comizio di ringraziamento, ma anche per altre questioni che dobbiamo esternare ai cittadini, e poi abbiamo già in mente di fare dei comizi rionali e l'ultimo comizio poi di chiusura. Ovviamente abbiamo già incontrato nuovamente le associazioni, stiamo parlando con tutti i cittadini, ci stiamo mettendo tutti in giro perché vogliamo vincere e vogliamo dare il giusto, il nostro programma e quello che è l'interesse del pubblico, che è il primario motivo per cui noi ci siamo con le candidate e quello che stiamo portando avanti per l'esclusivo bene del paese. Carovigno si aspetta tanto dopo una fase difficile, quella del commissariamento. Immagino che siete pronti, ti sei già dato anche, diciamo, mentalmente l'idea di quella che può essere la tua prossima squadra di governo. Certamente sì, abbiamo anche in mente la squadra di governo, abbiamo anche in mente di portare avanti un principio, un patto, che è quello del patto della legalità, quindi sicuramente verificheremo insieme agli altri di nominare anche un assessore alla legalità, e questo è uno dei temi più importanti che stiamo valutando in questo momento, perché sappiamo e ne siamo certi che Carovigno esce fuori da un brutto momento e da un brutto periodo determinato anche dal commissariamento del paese, e noi vogliamo ripristinare anche la legalità in questo bellissimo paese.